amici, benvenuti in una nuova puntata. Se vi ricordate, nella precedente puntata abbiamo parlato di come arrivare a 4.000 ore di visualizzazione in 12 mesi. Oggi parleremo di come arrivare ai fatidici 1.000 iscritti per consentirvi di poter monetizzare il vostro canale YouTube. Come già ripetuto nei video precedenti, ricordatevi la costanza di pubblicazione. Più pubblicate in maniera costante, più YouTube vi premia. Volete fare un video a settimana perché non avete tempo? Fatelo una volta alla settimana, quel giorno prestabilito ogni settimana, ma fatelo. Volete farlo una volta al mese? Fatelo una volta al mese. L'importante è che quel giorno del mese esca il vostro video. Certo che se fate un video al mese, fate 12 video l'anno, prima che YouTube vi indicizza ne passa del bello. Quindi ricordatevi il mio spassionato consiglio, fate almeno 2 video alla settimana. Poi, una cosa importante, ricordatevi il discorso di non essere intimoriti dal chiedere espressamente alla gente di iscriversi, quindi fate la, come si chiama in gergo, la call to action, quindi chiamata all'azione. Durante il video non abbiate paura di chiedere a chi lo sta guardando di iscriversi al canale, perché quello porta iscritti. Poi ovviamente si possono mettere animazioni dove si vede il mouse che clicca su iscriviti e va bene. L'importante è che voi chiedete di iscriversi al canale, quello porta iscritti, è un dato statistico di fatto. Ricordatevi di creare contenuti fatti bene, quindi di una qualità buona perlomeno. E soprattutto ricordatevi che dovete sempre andare ad analizzare l'andamento del canale tramite le statistiche, di modo che da poter andare ad aggiustare il tiro per poter correggere eventualmente degli errori. Cioè, se fate un video e vedete che avete meno visualizzazioni su quel video, meno like, perché ricordatevi che YouTube valuta anche i like e i dislike, quindi i mi piace e i non mi piace. Se vedete che questo video non è piaciuto, cominciate a capire come mai, cosa ho sbagliato, cosa posso correggere, di modo che potete andare a raddrizzare il tiro e produrre contenuti che vi portino più visualizzazioni e più iscritti. Ovviamente parte fondamentale poi è il discorso della SEO. Dovete scrivere sia a partire del titolo sia a partire dalla descrizione delle frasi che a livello di SEO siano corrette. Esistono un sacco di guide per poter imparare a utilizzare la SEO correttamente. Cercatele, c'è Google che è uno strumento incredibile, cercatele e documentatevi bene sulla SEO. Ovviamente faremo poi più avanti una puntata dove parleremo di questo in maniera molto più approfondita per consentirvi di imparare a utilizzare la SEO correttamente. Non è questo ovviamente il video. Anche perché ricordatevi che YouTube, dopo Google, è il più grande motore di ricerca che c'è al mondo e quindi bisogna fare in modo che compariate nei risultati. Quindi, oltre sicuramente che più iscritti hai, più like, più visualizzazioni YouTube ti premia a livello di indicizzazione nelle ricerche, ma se non c'è una parte SEO fatta correttamente serve a ben poco, quindi lavorate molto sulla SEO. Un'altra cosa importantissima che YouTube nei suoi algoritmi conteggia è la parte dei commenti, quindi non abbiate paura di interagire con i vostri fan o con chi vi segue o con chi sta guardando il video in quel momento. Chiedete durante il video, quindi per esempio cosa ne pensate di questa cosa? Fatemi sapere nei commenti come possiamo fare. Ecco, questo è un modo intelligente di invogliare il pubblico a partecipare, a commentare il video, dove voi potrete andare anche voi stessi quindi a commentare e creare quindi una sorta di community. Perché parliamoci chiaro, YouTube è a tutti gli effetti un social network, né più né meno. Certo, voi siete abituati alla definizione di social network pensando a Facebook, ma YouTube è a tutti gli effetti, oltre che un motore di ricerca, un social network. Quindi in un social network ci devono essere interazioni, oltre ai mi piace, ai non mi piace, bisogna che la gente commenti i vostri video. Per poter fare questo dovete chiedere di commentare, poi arrivano comunque i commenti, ci mancherebbe, ma sono pochi. Più la gente commenta, più YouTube vi porta su.
a livello di indicizzazione. Più siete rintracciabili, più verrete visti e più c'è possibilità di raggiungere gli iscritti. Prestabilitevi degli obiettivi, non abbiate paura di non raggiungere i 1000 iscritti, perché ci arriverete. C'è chi ci ha messo un anno, chi ce ne ha messi due, chi ce ne ha messi tre, chi ce ne ha messi quattro, chi ci ha messo 6 mesi. Sta tutto a voi, l'importante è lavorare con costanza. Un altro metodo è, se avete un blog, e vi consiglio di crearvelo, faremo una puntata dedicata tutta alla creazione di un blog gratuitamente, senza spendere un euro. Se avete un blog, andate ad inserire il widget di YouTube che vi permette di far iscrivere le persone che stanno leggendo sul blog. Quindi la gente cliccherà su questo pulsantino che avrete inserito nel blog e automaticamente si iscriverà al canale. Ovviamente in quel momento chi sta navigando sul vostro blog deve essere collegato col proprio browser al proprio account Google, perché pochi ne parlano, ma per poter iscriversi a un canale YouTube bisogna avere un account Google, perché una volta che si ha l'account Google si ha la possibilità di mettere iscriviti su un canale YouTube, e con un account Google, come già parlato in puntate precedenti, hai la possibilità di crearti un tuo canale YouTube, dove poi andremo a vedere in puntate successive come creare un account Google, come sfruttare i suoi strumenti per la produttività, per il lavoro, e come andare conseguentemente a creare un canale YouTube passo passo. Un altro modo di portarvi più iscritti sono le collaborazioni. Per collaborazioni cosa intendo? Prendere contatto con altri YouTuber e collaborare assieme, quindi si possono anche girare video assieme oppure creare 2 video ognuno per il proprio canale, dove si va a taggare l'un l'altro e si può andare a fare questa collaborazione dove magari i suoi iscritti possono andare a iscriversi sul vostro canale. Stessa cosa per lui. Non è detto che deve essere per forza uno YouTuber che appartiene alla vostra stessa nicchia di argomenti. Può essere anche un altro YouTuber che parla di altri argomenti. E può addirittura essere più facile che le persone che sono iscritte al suo canale, essendo che tratta anche altri argomenti, che possano essere invogliate ad iscriversi di più al vostro, che parlate di altre cose, sempre con contenuti di qualità. Però dicono, beh, se il nostro YouTuber che seguiamo collabora con questo, probabilmente qualcosa di valido c'è. E vedrete che vi arriveranno gli iscritti. Lavorate con costanza e vedrete che i risultati arrivano. O come diceva un famoso attore in un film, se ti ci metti con impegno raggiungi qualsiasi risultato. Bene ragazzi, grazie di avermi seguito, ci vediamo alla prossima puntata e ciao ragazzi!